ritrovati con l'undicesima edizione di Lunedì da Leoni parleremo della sconfitta del Potenza a Benevento contro le streghe, non è andata bene per i Leoni di Franco Lerda e di questa sconfitta ne parleremo come sempre con i nostri Ospiti in studio, buonasera Mariano Cauzillo, ciao Mariano. Buonasera a tutti, buonasera. E salutiamo anche Salvatore Mancino, buonasera. 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 Allora eh, Mariano, un aggettivo per descrivere questa sconfitta esterna, anche se di misura, a Benevento? Ma non ho un aggettivo, diciamo che è una sconfitta che probabilmente poteva anche starci considerando il valore del Benevento. Eh, però eh, siamo di fronte all'ennesima prestazione io direi in colore, possiamo usare questo aggettivo, eh, una squadra che dimostra, continua a dimostrare le lacune, le, i limiti eh, in fase di impostazione, in fase di personalità, quindi una sconfitta che, che preoccupa anche perché eh, fuori casa questa squadra davvero esprime il peggio di sé, un punto solo conquistato a Giuliano eh, contro una delle squadre più in difficoltà del girone, almeno per quanto riguarda l'aspetto realizzativo. Poi, chiaro, discutere del valore dei, del benevento, dei nostri problemi, ecco, bisognerebbe fare un'analisi attenta che vorrei approfondire in avanti nella, nella discussione. Resta il fatto che... Trascorrono le domeniche, eh, fuori casa la squadra non riesce per niente a ritrovarsi, in casa, malgrado qualche difficoltà di gioco, vuoi per l'effetto casalingo del Viviani, vuoi per un, forse delle maggiori motivazioni che i calciatori riescono a esprimere, il, il ruolino di marcia sembra quello giusto, però adesso inizia. Una fase di campionato molto, molto delicata. Eh, ricordiamo che domenica c'è il, il Catania, poi si va a Picerno, poi esatto. incontreremo e Cerignola, Cerignola Foggia. Foggia. Quindi non ci sono squadre voglio dire, imbattibili né squadre corazzate, per cui tutto è possibile. Resta il fatto che, da un'analisi attenta delle nostre problematiche, ripeto, poi torniamo sull'argomento. Faccio un'analisi un po' più approfondita. Non so, Salvatore... Cosa... Allora, io faccio, intanto faccio una premessa che sono riuscito a vedere solo il primo tempo. Perché dopo aver visto il primo tempo mi sono rifiutato di vedere il secondo. Quindi non so il secondo come è andato. Per quello che ho visto il primo tempo, sicuramente è una squadra che per 45 minuti ha subito il, ha subito il, il benevento. E probabilmente non, non riusciva ad, ad uscire dalla propria metà campo. Ho visto parecchi parecchi passaggi sbagliati uh, per quanto riguarda, insomma, cercava di ripartire ma subito, si, subito si, perdeva, si perdeva palla. Ho visto una squadra proprio disorientata, spenta, spenta sì, senza motivazioni, come se fossero già consapevoli del fatto che sarebbero usciti dal, uh, dal, dallo stadio di Benevento sconfitti. È stata sicuramente una brutta, bruttissima prestazione quella di ieri. Però sul discorso torniamo al vecchio discorso Salvatore, le motivazioni. A volte il calciatore eh, nella, nella sua prestazione potrebbe dare l'impressione di non avere motivazioni. Il problema grosso è che ci sono dei limiti tecnici dei, di alcuni calciatori, ecco perché volevo dire facciamo un'analisi più approfondita. Allora, il mercato condotto in estate ha portato all'acquisto di 13-14 calciatori. Di questi 13-14 calciatori che dovevano potenziare l'organico carente già dello scorso anno, pochi o quasi nessuno ha inciso per quelle che erano le aspettative. Allora, è un discorso che stiamo rifacendo da tempo Lascio perché... Uh, purtroppo l'area la tecnica del Potenza continua a sostenere che questa squadra è attrezzata. Qualcuno anche dell'informazione, della, della stampa in presenza di Varra ha sostenuto che la squadra è forte e sono trascorse... Ma che amico quando va. Sì, eh, <ride> ha sostenuto che la squadra è forte, che la squadra è costruita bene. Resta il fatto che continuiamo a giocare con 8-9 undicesimi della scorsa stagione, 8-9 undicesimi di una squadra che aveva grossi limiti, questi limiti oscurati dalla, dalla capacità di mister Raffaele di eh, far quadrato e di eh, limare i tanti difetti di questa squadra. Adesso io sono del parere che Lerda è un allenatore di prima fascia, sta facendo un grossissimo lavoro. Tant'è che nelle ultime tre giornate ha subito solo un gol e a benevento contro una squadra. Però, come dice lo stesso mister, c'è tanto, tanto da lavorare e soprattutto da fare un mea culpa su quelli che sono gli errori di fondo. Allora, per tornare su vecchi discorsi, poi voi approfondirete questa mia considerazione. Ristov e Maddaloni... Non hanno giocato un minuto ed erano i calciatori su cui si pensava di poter potenziare il reparto difensivo Schiattarella è stato preso per dare eh, geometrie al gioco del Potenza, un giocatore di esperienza che potesse mettere ordine ed è fuori uso Porcino per motivi eh, personali, è andato via. Poi dopo approfondiremo anche questo aspetto: sì. Prezioso, è uscito dal progetto è uscito dal progetto. Pisapia, un ragazzo di talento che veniva dalla Juve, si sono perse completamente le tracce. La Ribi è infortunato e lungo dei perché ne avrà ancora, ancora per molto. Allora, noi stiamo giocando con una squadra costituita da 8, 9 undicesimi da calciatori della vecchia guardia che dovevano essere affiancati da calciatori di livello superiore, sì. quindi con un tasso tecnico più, più, elevato. più elevato, con personalità più elevata, con esperienza più elevata. Tutti i calciatori presi nel mercato di luglio, questo non significa dire varrà sbagliato, ma fino ad oggi non hanno risposto All alle aspettative, non hanno dato nessun contributo. Per cui io già qualche settimana fa dicevo in maniera preoccupata e qualcuno ha detto, ah, vabbè, troppo pessimismo. Sto rivedendo il film dello scorso anno, cioè quei calciatori presi per alzare il tasso tattico, tecnico della squadra Aspetta. e che hanno tutti deluso. Siamo nella stessa situazione, siamo, come ha detto lo stesso Lerda, in una fase ancora sperimentale, malgrado siamo partiti fra le prime con il ritiro, con la preparazione, malgrado abbiamo conservato 10, 11, 11 ⁇ dello scorso anno. E siamo, come diceva Lerda sabato in conferenza stampa, ancora a fare degli esperimenti. Perché giustamente io ho l'impressione che Lerda si sia reso conto che ma. la qualità del materiale a disposizione è ben poca: è di livello medio-basso. Medio eh. Tant'è che nessun calciatore dei nuovi sta dando quel contributo dal quale noi ci aspettavamo. Scusami, Mariano, sì. andando... intanto. C'è raggiunto Nicola Pacello, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Eh, C'è una notizia dal giudice sportivo, 200 euro di ammenda a Potenza per aver ritardato l'ingresso in campo di 5 minuti. Perfetto. Questo è un altro aspetto molto, molto curioso. E poi Sbraga, eh, che era diffidato, è stato ammonito ieri nella ripresa e quindi salterà il delicato match di domenica. Scusami, l'ingresso in campo all'inizio partito? Esatto, sì, esatto. Sì, della, a della quando scuola. pare sì. Sì, effettivamente sì. c'è stato un po' di ritardo, e quindi scatta anche una sanzione. C'è una sanzione di 200 euro, sì. per impotenza. Sì, però ehm, io vorrei dire la mia sul, sulla, sulla squadra. Allora, premetto che io di calcio ne capisco poco sono un, un neopta Perciò però, sei qua con eh, <ride> noi. Però per tenere il livello basso. Esatto. Ma, <ride> però eh, quando è stata fatta questa campagna acquisti, io penso che più di qualcuno, me compreso, ci cioè, ha detto comunque è stata fatta un'ottima campagna acquisti. Se poi gli uomini non hanno reso sul campo, io credo che non sia né tanto colpa del, del direttore sportivo che le scelte che, sul quale ci puntava. Tanto meno dell'allenatore in questo momento sta cercando di far quadrare i conti. Cioè, se sì. c'è cioè, questo hai detto una cosa giusta, è... santa, no? Perché poi all'inizio poi, poi alla fine le, squ le squadre sì. è normale cioè fare previsioni prima del campionato, arriviamo prime, arriviamo sì, quinti, sì, sì. arriviamo ultimi. Ma... Cioè, io penso che il risultato si veda alla fine. Hai detto una cosa giusta. Ma... Allora, attenzione però. Sì, sì. Diva, diva no, diva no, diva no, 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 non Secondo no, Secondo me mm... Ci siamo fatti anche abbagliare forse da questo, da questo mare di acquisti effettuati, cioè, tanti giocatori. Quando poi vedi una società dove c'è un budget dove puoi giostrare, arrivano in tanti, ben 16. Arrivano anche i nomi, eh, non è? Arrivano anche i nomi. Un... Allora, uno giustamente da, da tifoso pensi ragazzi, quest'anno veramente ci sarà da divertirsi. Cioè, sì. Onestamente, c'è tanta abbondanza, c'è qualità. C'è anche tanti giocatori che possono dire la, la propria come, come esperienza, però poi alla fine incomincia a metà luglio, fai, vai in ritiro e pensi, abbiamo anche seguito degli allenamenti in ritiro, pensando che poi ci, si potesse anche costruire qualcosa di, di veramente buono passati da luglio siamo a um, oltre tre mesi e ci ritroviamo a discutere di, di questa situazione. Poi eh, è chiaro che ora c'è da domandarsi quando il mister nuovo dice che c'è cioè, tanto da, da lavorare e quindi fa capire che effettivamente cosa è successo. C'è cioè, il ritiro, a che cosa serve poi? Serve per, per, stare, per, per costruire, per fare per, per, possibile che Colombo abbia... Trovato, cioè abbiamo veramente sia stata la negazione del calcio. oddio Mi sembra strano. però è normale che quando poi un allenatore viene come Lerd, che è un attore come diceva Ganno di prima fascia e nota di, di queste eh, fa questo riscontro così negativo. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Io sabato, in conferenza stampa, sì. ho, ho detto a Lerda che apprezzo tantissimo il lavoro che sta facendo eh. perché. Sta tirando fuori il massimo Figuriamo. rispetto al materiale, scusate che uso questo sì. termine materiale, rispetto agli uomini che ha a disposizione. Ma resta il fatto che, come Colombo, alcuni calciatori continuano oh. a non giocare e io ritengo che siano fuori dal progetto. Adesso il nostro telespettatore parlava anche di Maddaloni, non so se l'abbiamo ah, nominato prima. Sì, sì, Però Maddaloni e Risto non hanno un minuto. Ripeto, prezioso è fuori dal progetto. Asenzio, eh, Asenzio. Allora sì. adesso io mi domando. Sì. Asenzio era stato acquistato in funzione dell'eventuale cessione di Caturano. Quindi doveva essere il sostituto naturale Natural. di Caturano. O noi dobbiamo continuare a giocare col doppio centravanti e io ritengo così, guardando un po' la squadra, che questo doppio centravanti poi non porti gli effetti sperati, tant'è che Asensio non, no, non ha, fatto non ha non inciso per niente. A volte sei costretto a tenere fuori i ragazzi più dinamici. Guarda caso, nelle ultime due giornate l'Erda ha rispolverato un po' di più gli under. Allora, ci sono delle questioni che andrebbero approfondite. <ride> Purtroppo la società adesso eh, si è chiusa in un silenzio che è anche naturale perché le cose non vanno eh, da sì, quelle che erano sì, le aspettative. Sì. Non voglio, ecco, adesso, come dire, fare una tragedia sulla sconfitta di Benevento perché chiunque di noi avrebbe ipotizzato eventualmente la sconfitta a Benevento. Esatto. È quello che esprime la squadra che noi Sì, mi sì no, 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 ma questa è la, la... Una conseguenza oramai consolidata, cioè, nel senso che questa squadra eh, in casa eh, con alcune casualità, con alcune giocate buone, riesce anche a spuntarla: cioè, riesce a vincere la partita. Hai vinto quattro partite, tutte casalinghe, un pareggio. Quindi, bene o male, con il pubblico amico, con lo stadio Viviani, che è un fortino, forse dove ci ritroviamo, e anche chiaramente con un po' di fortuna riesci a vincere. Però il problema, secondo me, è proprio fuori casa. Cioè, questo, in fuori casa c'è un mal di trasferta incredibile. Cioè, questa squadra, il gol lo puoi subire dal Benevento. Ci mancherebbe. L'abbiamo subito anche dal, da altre squadre. Però la reazione, cioè, i giocatori che cercano anche di portarsi, di, di mettersi, come si vuol dire, in cerco calcistico, di portarsi la squadra, Po' sulle spalle, di, di dire cerchiamo, cioè quella, que, quella qualità dei calciatori, quella sostanza di, 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 di che serve. Perché fuori. Allora vi faccio una domanda. Sì. Rispetto al centrocampo dell'anno sì. scorso, quale giocatore di quelle attuali, doveva fare la differenza su un centrocampo che sì. già l'anno scorso aveva palesato grossi limiti, sì. chi dei giocatori acquistati? Doveva fare una differenza. Ma dal, dal nome Schiattarella doveva essere uno di quelli. Poi chiaramente sono un paio di volte che già esce per infortunio, quindi si presume che la preparazione non l'abbia fatta per bene. È stato messo dentro perché qualità... Qualitativamente il giocatore e è. Ecco, Schiattarella è. è una scommessa, come una era, scommessa. Com era il del delitto dell'anno scorso? Gli altri due, cioè, ieri non, ho, non so, non voglio essere cattivo, però il Saporiti, il Candellori, non li vedo all'altezza. Prezioso. Prezio, prezioso, bravo, è sparito. Cioè, sono giocatori che hanno fatto la C, però in questo momento. Mh, a me um, esprimono ben poco. Però cioè, torniamo io, al discorso sì. che non stanno, dando. non stanno dando. i motivi quali sono? Allora, io non <ride> voglio pensare che siano ragazzi che non sappiano giocare o non per l'amor di Dio, sono giocatori che vengono anche da squadre, buone squadre hanno fatto la loro, la loro parte. Eh, non credo che va prendeva dei, tra virgolette, di 12, ma anche lì. Però, questi giocatori, fuori casa, eh, non hanno. Non hanno grinta, sembrano giocatori che vagano un po' così per il campo, oppure qualcuno, tipo ieri, vedevo Volpe che scendeva molte volte sulla fascia, cercava di darsi da fare. Però molte volte presumo che ci sia anche un po' di cosa che risolverà sicuramente il nuovo Mister. Deve dare una quadra, deve dare delle geometrie, deve, dare un po di, deve imporre un po' il gioco adesso, perché il gol lo puoi subire, però ti devi, ti devi ricompattare. Adesso, poi. Maria, perdone, voglio farti io una domanda a te. come a Nicola, come a Leonardo ma secondo voi manca anche cioè, un giocatore, una guida a questa squadra? C'è cioè, un leader? Bravo, o cioè, leader, io leader no, Che no, possono no. in qualche modo spingere i compagni? No, cioè, no. Perché secondo, perché, meno. I, secondo me no. Perché, noi perché, allora perché in trasferta c'è questo eh, di Io ho il mio punto di vista. Allora, i leader in potenza quest'anno ce li ha e per ogni reparto: perché c'è il Caturano avanti, c'è lo Sbraga dietro e c'è anche lo Schiattarella. Che nelle poche apparizioni che esatto. ha fatto, il ho, visto, ho visto un giocatore forte tecnicamente anche di grossa personalità. Purtroppo, non in condizione fisica. Adesso. L'infortunio sarà fermo altre settimane, dovrà recuperare eh. la condizione e tutto quanto. Quindi, quest'anno i due o tre leader all'interno della squadra, in ogni, reparto, in ogni reparto, ci sono. Il problema sono i valori tecnici. Allora, i valori tecnici dei calciatori che abbiamo preso, Maddaloni e Risto, sono buoni, allora dovrebbero giocare. Perché Se non fanno, non fanno nemmeno un minuto. A vantaggio di Verrengia, di Adjasmanovic, di Armini, di, di Sbraga, vuol dire che i calciatori dell'anno scorso erano migliori di quelli di quest'anno. E se la squadra dell'anno scorso, fino a 3-4 giornate dal termine, ha soffsudato 7 camici per uscire fuori dai play voi mi dite quest'anno come si fa? Ad ottenere lo stesso risultato, se questa squadra non l'hai potenziata. Poi guarda caso, oggi rimpiangiamo la ribi a centrocampo. Ci manca, ci manca la Ribi, e la Ribi è un altro calciatore dello scorso anno se noi rimpiangiamo, l'assenza di calciatori dello scorso anno, io penso che il quadro è completo perché certo. Gli 8, 9, 11 dello scorso Sono anno stati andavano, andavano affiancati da 4, 5 elementi che potessero alzare il tasso tecnico, il tasso tecnico ti alza il tasso di personalità sì. e quando alzi il tasso tecnico, la personalità, arrivano i risultati, vincere aiuta a vincere e la squadra conquista punti. Allora, adesso io mi soffermerei alle ultime tre giornate. Nelle ultime tre giornate l'erda come Colombo non sta dando spazio ai calciatori arrivati a luglio. Questo io credo che sia un eh, segnale. Ma questo segnale? E sta ma... incidendo forse più di Colombo l'erda perché ha più esperienza. È stato un ottimo calciatore. Ha allenato squadre anche di Serie A come il Torino, ha allenato anche all'estero, ha allenato squadre di prima fascia nei campionati professionistici. Quindi l'ERDA sta provando tutto, io adesso il discorso lo, uh, non lo ribalto su l'ERDA, attenzione. No, no, no. L'ERDA eh. probabilmente già ha segnalato quali sono le criticità di questa squadra, non lo sapremo mai. Come dice Gennaro Auletta ma perché si continua a dare fiducia a Varra? Ieri a Benevento ho assistito all'ennesima figuraccia, non capisco eh, la motivazione, il pallone è un'altra cosa. Allora, il discorso su a Arrino a Rino Auletta, dico questo: varrà non cambierebbe la storia in questo momento del Potenza, perché mandi via varrà ti resta Asenzi, ti resta Rossetti, ti restano i giocatori che hai, non puoi andare sul mercato a Gennaio. Io credo che varrà debba restare, debba. Fare un mea culpa, non sì. pubblicamente, però fare delle valutazioni perché, se in 15 mesi abbiamo cambiato quattro volte la guida tecnica più l'intermezzo di un altro allenatore Ma se Macchia lo dovesse mandare via in questo momento è controproducente. No, perché, no, secondo controproducente. Me, perché, secondo me, Macchia vorrà poi alla fine, arrivato nel momento cruciale, parlare come la Radio Senti, Tu hai preso, ti ho dato carta bianca, hai preso questi calciatori. È normale che ora, in un mercato eventuale a gennaio, vedi un po' che fare. No, perché, perché, <ride> perché Macchia sì. dirà a Varra, adesso... Chi me lo vende? Bravo, bravo. Sì, il prezioso, il Maddaloni, bravo. il Risto va a gennaio. se cioè Dopo 11 partite questi non hanno inciso e non hanno minutaggio. Quindi non secondo ha... me non è che prima del gennaio lo manda via. Secondo no, me anzi, no, ci no, sarà no, una... No, no. Un io credo che lo, lo manda responsabilizzerà e gli dirà, senti, ora abbiamo questi calciatori. Può essere da qui... Fino a, a, a gennaio, che in un, questo un mese e mezzo, chissà, qualcuno possa rientrare, giocare, però, chiaramente alla fine vorrà dire come facciamo ora con questi? Anche, anche perché eh, queste tue ultime due partite. Ho visto che l'erta addirittura, cioè, addirittura comunque si vede che lui ha visto meglio Armini che Monaco. Monaco relegato in Baviera ha debuttato anche Mata, a un certo punto, sì, sì, verso la fine, che sì, è entrato sì, anche. Ha concesso. Io credo che questi. questi Pochi giorni, pochi allenamenti che è riuscito a fare l'Erda, sta cominciando anche sì. a conoscere gli uomini. A conoscere è. i giocatori. È solo che quindi... tu domenica hai il Catania e non avrai la Ribi Schiattarella sbraga. e sbraga, E Sbraga. Ci sarà Monaco, però oltre alla Ribi, eh, ci sarà Monaco, adesso. Se Monaco nelle ultime due partite. Non no. ha giocato, non ha giocato Tip è sì. una scelta tattica, una scelta tecnica, <ride> è una scelta eh, diciamo no, da un punto di vista fisico il giocatore essere... non, è, non è in condizione essere... perché è arrivato in ritardo abbiamo Adesso... altri due difensori come dicevi che non hanno mai giocato chissà può essere la volta buona che uno dei due tra Maddaloni e Resto possa anche debuttare a cioè... proposito di, di difensori perché come diceva Mariano in settimana Recisso Porcino non è andato via per discorsi di livello tecnico questo lo dobbiamo precisare perché ho visto tanti commenti su Facebook. Sai, non che non gioca, forse chissà. Sì, certo. Si è divertito un po' a, a scrivere tante cose. Precisiamo che eh, Porcino è andato via per motivi familiari e quindi ha preferito avvicinarsi al, no. um, alla, alla famiglia. Eh, il Potenza proprio per questo ritornerà sul mercato. Quindi eh, la casella lasciata vuota da Porcino verrà, verrà presto eh, riempita da un altro innesto. Quindi Varra sta cercando tra gli svincolati e c'è già un nome, abbiamo uh, il nome di un terzino sinistro, un palermitano, uh, si chiama Roberto Crivello, è un 91, uh, Quindi, frentanne, che frentanne, ha fatto frentanne. il doppio salto con il Palermo dalla Serie D alla Serie B l'anno scorso a Padova, sembrerebbe anche un buon innesto perché ha giocato a Frosinone anche in Serie so, A. Ma giocatore è... buono di Riccardo Varra sta cercando... Ovarà sta eh, consultandosi col suo tecnico per eh, potenziare questa squadra. Qui è importante perché... Eh, mi pare ovvio, credo. Perché, che... perché credo che adesso Lerda eh, potrà battere i pugni sul tavolo. Vorrà dire sicuramente la sua e, e esatto. vorrà, vorrà incidere sulle scelte, sulle scelte tecniche perché altrimenti... a <ride> poco eh... può fare la stessa Corna facendo, cioè gli dovuti scongiuri non è che poi lo mettono in condizione che se le cose non vanno bene abbiamo un no, altro ribaltone merda, non mi pare un eh, allenatore disposto a compromessi a esatto. anche perché ha firmato un contratto fino a giugno 2025, quindi quest'anno contratto eh, importante quest'anno bisognerà limitare i danni a mio avviso, ecco io volevo fare anche questa considerazione, però dare lo spazio a Luca sì. Marino che dice buonasera complimenti per la trasmissione Certamente la migliore rispetto alle altre in onda su emittenti locali. Devo, grazie a lui. Devo dire che la squadra per me è scarsa: dovresti cambiare allenatore ogni domenica. Beh, ha ragione. Cioè, no, ha, ha ragione perché, perché la squadra dà, dà la sensazione di, di pochezza, di. Sì. Io col Sorrento abbiamo vinto 3-0, ragazzi. Sono uscito preoccupato perché ho visto una squadra molto spesso in balia delle avversari. Ma dai, i primi 20 assolutamente. minuti, assolutamente. i primi 20 minuti: se il Sorrento segna, non so poi come si mette. Poi è chiaro, Gianfi ha fatto quel traversone stupendo, bello. Canio <ride> Bellotti, il vostro ottimismo mi stupisce alla luce di quanto stiamo vedendo sul campo. Praticamente il buio assoluto del calcio, perseverando la mediocrità e lo e lo scotto come lo scorso anno ma voi credete che da, davvero l'ERDA riesca a fare quadrato con questi soggetti? Allora eh, rispondo a Canio che noi crediamo che l'ERDA abbia eh, focalizzato le problematiche di questa squadra come ho detto prima sta tirando fuori il meglio per quello che è il potenziale eh è a disposizione sì, ha rispolverato i calciatori dello scorso anno, vedi armini vedi Verrengia, sta puntando a una squadra più giovane, almeno per dare maggiore dinamismo, maggiore equilibrio. Di anni. Diciamo nelle ultime tre partite, quantomeno, il, il bottino di Lerda non, è da, da da non è da buttare via. Perché una vittoria, e un pareggio, eh, ha subito un solo gol rispetto alle precedenti gare. quindi Secondo me. Sta lavorando in, una, in, una in un certo modo, però eh, dico anche a Canio che noi abbiamo detto che questa squadra non può prescindere da una campagna di potenziamento forte e da una campagna di, anche di cessioni abbastanza forte, perché abbiamo perso Porcino, come dicevi Leonardo, per motivi familiari seri, quindi quello che abbiamo letto sui social per molti versi non va bene. Non sappiamo le condizioni di Schiattarella perché intorno agli infortunati non c'è cioè. una, una informazione esatto. chiara puntuale. Per cui dire Schiattarella, eh. i tempi di recupero eh, non lo so. Cominceranno le squalifiche, vedi quella di Sbraga, e domenica col Catania avremo un altro ennesimo esperimento perché Sbraga non aveva saltato un minuto in questo campionato. Adesso ci troveremo di fronte al ritorno o di Monaco o all'esordio di qualcuno. Ma meno male che c'è questa rosa abbondante. Però poi Ma non è abbondante Nicolò, perché sì. ci sono 5-6 giocatori che sono fuori dal progetto. Ma va bene, ripeto. Sì, ribadito. fuori dal progetto, però non credo che possano stare. Per necessità li devi anche far debuttare, cioè che fai? Non presumo. Per, per necessità. necessità, se hanno la <ride> capacità la capacità di se no chi a di, giocare di, cioè. di, di non fare danni di sì, non fare, troppo, sì. poi gennaio è un mercato sì, particolare cioè, dire, a gennaio si... fai la rescissione sì. perché poi vendere 7 8 giocatori 10 giocatori diventa difficile. Ma perciò ti dico eh, tu Cioè vai a stravolgere una squadra, Se dico, non sono non so fuori dal se... progetto, però alcuni li porta in panchina, voglio dire, non è che sono fuori Vabbè, cosa. Ma sono tutti in panchina, io so che cioè, sono tutti convocati e quindi tutti in panchina. Vabbè, se... però il mercato di gennaio è un mercato molto molto difficile eh, lo so, per ma esempio per Rocco Romaniello dice abbiamo preso giocatori scartati da altre squadre e sono venuti a prendere lo stipendio qui <ride> chiaramente eh, questi sono estremismi nei pensieri però adesso dopo 10-11 giornate se ci mettiamo anche l'esclusione dalla Coppa Italia noi eravamo una di quelle squadre che eh, ci tenevano tantissimo a qualificarsi eh, il bilancio non è No, L'unico aspetto che secondo me è estremamente positivo è che abbiamo messo insieme 14 punti, tutti in casa, 13 in casa eh, e uno fuori, che sono un buon bottino di, eh, di partenza per poter cercare di arrivare a quella quota 22, secondo me a è fine girone Nalvezza. di andata, per poter... Raggiungere una salvezza, tranquilla, diciamo, tranquilla, diciamo più diciamo, o meno diciamo però tranquilla, tranquilla. Però, Maria, Mariano. Che adesso inizia un campionato c'è cioè un calendario difficilissimo. Anche in casa ci affrontiamo delle squadre di un certo spessore. Certamente, allora eh, il Monterosi, come avete visto, qui ha rischiato di pareggiare, poi comunque ha cambiato allenatore. La vittoria in trasferta si è rimessa in circolo il Giuliano con la vittoria si è rimessi in circo. Quindi squadre adesso che possiamo definire materasso o squadre crollate no, non, no, ce squadre ne non, non esistono. Non esistono squadre materasso, però cioè, se noi adesso andiamo a prendere squadre che stanno sopra di noi, quindi Picerno, Catania, Cerignola, Foggia, tutte squadre che stanno sopra di noi. Dunque, il livello dovrebbe essere più alto rispetto a quello che abbiamo incontrato fino adesso. cioè Siamo a metà classifica. Ora non è che a un punto dei prof. Punto dei prof. Cioè ora non drammatizziamo più di tanto, no, però, eh, però, però no, è normale. No, no, la no, situazione la vede nella barra dritta perché sì, no, sì, però è normale no che eh, non è che devi dormire sonni Però tranquilli. a questo punto, ragazzi, io non, non vorrei eh. nemmeno vendere fumo. Perché noi non è che il calcio lo vediamo da, da ieri, sono eh. anni che vediamo il calcio. Sì. Eh, poi si fa la somma delle componenti e arrivi a dire con Va. questa squadra Va. con questa squadra io oggi dico con, la, con quelli che giocano e quelli che avevamo presi per sì. giocare, che non hanno giocato e che non giocheranno credo che al momento, almeno fino alla fine girone di andata noi dobbiamo cercare di mettere insieme quei 7-8 punti Perfetto. che ci sì. consentono di tenerci fuori Ma dalla zona playout wow. poi a gennaio indovini sì. gli acquisti sì. migliori la, la sì. è squadra è questo mese e mezzo in cui però adesso non fare creiamo, un quadrato. No, non guardiamo dire. le squadre di sopra anche no. perché domani ci sono due recuperi sì, eh, Brindisi Catania alle 16.15 e Taranto Messina alle, alle 18.30 allora, queste squadre potenzialmente hanno la possibilità di guadagnare ancora Altri punti, punti sì. il Catania che domenica gioca qui eh, Venderà cara la pelle, l'allenatore eh. Tabiani, che è stato riconfermato fino a domenica. Domani gioca a Brindisi e poi gioca a, a, Potenza. a Potenza, è in ritiro tutta la settimana esatto. per non scendere in Sicilia. La squadra esatto. si fermerà eh, in zona per giocare domani a Brindisi e poi a Potenza. L'attacco del Catania fa paura, ma vedi la perché... partita con l'Avellino? L'Avellino ben che abbia meritato, però il Catania, ho visto un po' la partita. È stato pericoloso. Cioè, i giocatori ci sono e sono tutti di buon livello. Meritava anche di, di, di fare qualche gol, onestamente. Vi interrompo un attimo, andiamo in pubblicità, continuiamo il, questa, questo dibattito. Ricordiamo che avremo il collegamento A da, avremo da, da Catania e ascolteremo da Catania. anche le ultime nuove da Catania. E poi c'è pure una piccola novità sul buco del, del Viviani. Quindi andiamo in pubblicità meno di un minuto e ritorniamo in diretta. Però... Eccoci di nuovo in studio, come dicevamo c'è una piccola una novità anche sullo stadio Viviani perché proprio oggi Mariano è stata firmata la uh, delibera uh, dirigenziale uh, per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, come avevamo già anticipato lunedì scorso, alla ditta ventra Toni SRL di Murphy per un importo uh, più o meno sui 145 mila euro. Sì. Quindi a breve dovrebbero insomma partire questi famosi passi. per quanto riguarda i piccoli passi. Leonardo piccoli usa volta. il linguaggio il politichese a, passi. a breve a breve, è un tempo indefinito. Va bene. Siamo, domani siamo a novembre. Eh, però eh, già con un Dai. impegno di spesa, già un qualcosa Diciamo di, andiamo come diciamo nostra volta, step by step. Abbiamo fatto un altro passo avanti, speriamo che la squadra si riprenda. Sacro Lucano Impero, voi siete assolutamente convinti che l'erda, ottimo allenatore, e questo non si discute: sia per bagaglio tecnico ed esperienze passate quello più indicato per tirarci fuori dai guai, in considerazione dei giocatori che abbiamo? Ogni riferimento a Raffaele è puramente voluto, allora, cioè, cioè sottile la... ironia. Sorte. Sottile ironia è chiaro, eh, dico a Sacro Lucano Impero. Comunque cerchiamo di, di non al termine del campionato sì. scorso. Un po' tutti avremmo voluto. Forse, la riconferma eh. di mister Raffaele. è successo qualcosa. Non ci sono state le condizioni. Non, non Ci sono state le condizioni. Raffaele ha aspettato Potenza fino all'ultimo, lo dobbiamo dire. Sì, io Sperava quando, una quando, chiamata. Quando presentai al Viviani, il premio Rinaldi era presente ed è stato un pomeriggio abbastanza triste per lui perché si aspettava, diciamo, si sarebbe atteso purtroppo una, una uh, convocazione. Questa diatriba con macchia era molto... Però adesso questa purtroppo è acqua passata, è passato, è dopo, dopo l'esonero di Colombo abbiamo uh, constatato ah. che il Potenza non ha assolutamente pensato esatto. a richiamare Raffaele, eh. quindi probabilmente nelle segrete stanze è successo qualcosa che noi non conosciamo io ritengo che l'ERDA abbia tutte le carte in regola per migliorare questa squadra tirando spremendo il limone e poi segnalando all'area tecnica quali sono soprattutto i ruoli da andare a coprire io resto ancora convinto che noi esterni difensivi non ne abbiamo di ruolo, come l'anno scorso quest'anno ribadisco il concetto, i Sepe, i Sales, eh, quindi... quella tipologia di calciatore noi non ce l'abbiamo e fuori casa patiremo sempre perché non abbiamo per caratteristiche fisico tecniche quel Tipo di calcio. Allora là subendo l'esperienza, Sepe, Sepe e Sales erano due mastini, due difensori. Allora, quando eh, voi dite beh, questa squadra non, però... ha, non, non si impegna. no, perché non ha mm. quelle caratteristiche fisico-tecniche, cioè di sì. giocatori che semmai non sono eccelsi da un punto di vista tecnico. Ma sono giocatori di categoria, eh, so. forti Però noi dobbiamo fisico. anche vedere gli under ieri erano ben cinque. Armine è un under, Verlinge è un under, e Saporiti, quindi li, li dobbiamo far giocare. Vi eh. sta li e chiaramente, eh, Però poi c'è il, il rovescio della medaglia in quanto ragazzi bravi, promettendo, cercano di dare il massimo, alcune volte deludono, non giocano e poi... Ripensiamo al giocatore di lo stesso Gasparini è stato, si sta prendendo una bella rivincita. dopo le parecchie offese. Eh, che ieri vabbè, è stato si è determinante, preso è stato determinante. A Marco, sta Marco Fisci. Inutile girarci intorno, cari amici. Non è una questione di moduli o di aspetti tecnici. I calciatori acquistati a luglio si sono rivelati estremamente mediocri, inseriti in un contesto squadra già eh, mediocre. Eh, io la, la cosa che spero è che appunto la, al mercato di gennaio intervengano insieme varrà e Mr. Letta. Sì. non solo varrà o solo Mr. Letta, ah, deve essere una perché cosa è, in, essere una, in, simbiosi. in simbiosi perché altrimenti, se uno dice una cosa e l'altro la fa un'altra, è normale che poi alla fine. Ci troveremo sempre nella stessa situazione, insomma, non cambierà No, 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 ma sicuramente tutto. ma un direttore sportivo non è che può imporre. Senti, questi sono, questi prendo. E io que io allora, dico la mia, sì. che dico la stupidaggine, ma credo che verra abbia fatta così con, con Mr. Colombo. Eh va bene, ma presumo che in una società, in un aspetto tecnico allenatore, la sua la deve dire. Deve anche... Sì, sì no, indubbiamente, indubbiamente. Eh, però, se no, se tu mi dai dei calciatori, eh, e secondo il mio parere non sono all'altezza o quantomeno non li vedo, eh, abbia la bontà di, di interpellarmi, insomma, un po' chiaro. Eh. Dovrebbe <ride> funzionare ma così. Dovrebbe cioè, funzionare cioè, così, no? <ride> se, se, secondo me anche il miglior allenatore del mondo, se gli dai determinati giocatori scelti, questi sono prendili, <ride> e allora poi è chiaro che potrebbe anche fallire il allenatore più bravo di questo mondo. insomma allora ragazzi adesso proiettandoci un po' a quello che sarà il prossimo turno di campionato allora, detto che domani ci saranno questi due recuperi io ho seguito eh, Brindisi Monopoli Brindisi è reduce da una eh, brutta sconfitta interna eh, vorrà eh, riscattarsi. vendicare riscattarsi di questa sconfitta il Catania non se la vedrà facile io spero che a Brindisi il Catania sia costretto a consumare e a, eh, a spendere molte, molte energie sperando, eh, cioè poi ci attacchiamo a tutto, sperando che eh, a, a arrivi, potenza, arrivi, arrivi a essere. potenza in una condizione fisica non ottimale. Da, da, visto che spesso si dice a questi livelli non si riesce a reggere il ritmo, si gioca troppo spesso e tutto quanto il campo di Brindisi, il terreno di gioco non è nelle migliori Condizioni, Perché è stato rizzollato, ma ha delle difficoltà. Auguriamoci che il Catania arrivi qui un po' lo po scarico. Poi ascolteremo la Due, nostra corrispondente. Qualche infortunio, insomma, speriamo che cioè, ci dobbiamo appellare <ride> a questo, <ride> eh no? Perché noi, <ride> no, noi allora. al di là dei nostri limiti, allora ragazzi, se a questa squadra già con grossi limiti, togli Sbraga, eh, no, no, la, no, no, la Ribi no. e, e Schiattarella anche se non. Al meglio della condizione, io credo che ti manca una, una fetta un buon di. Peso specifico. Un buon peso specifico. Avendo visto i sostituti, che io credo non siano proprio il top, il massimo del, del rendimento, è chiaro che eh, la partita si, si rende molto, molto, molto complicata. Io non so, Leonardo, adesso se vogliamo eh, sì. già sentire il nostro corrispondente. Da, ce da Catania, fra tre minuti. Perché ascolteremo anche a Catania che aria si respira eh, Catania dopo, no. dopo questa sconfitta. Vabbè. Con Avellino, 17.000 eh, spettatori, proprio. un clima. Eh, soprattutto senza tifosi ospiti. Senza tifosi ospiti, il Catania che ha perso questa partita. Con Però Catania ha giocato. Eh. Ha quel giocatore fantasista lì da davanti. Bravo, bravo. Tira dappertutto. Chi un... ricorda di Carmine in attacco È che... di can... Chi ricorda è tutto sinistro ma gioca una meraviglia insomma. Noi purtroppo non possiamo essere più puntuali nell'informazione perché la società in questa fase il Potenza Calcio ha deciso di non eh, far parlare mm. nessuno avremmo dovuto avere anche il Presidente questa sera ma capiamo il suo umore anche se io ho sollecitato il Presidente in questo momento particolare essere più presenti mediaticamente perché questo è forse è il momento che i tifosi eh, vogliono ascoltare anche, anche una perché, parola di... Anche perché poi noi tifosi ci facciamo diciamo, un film nostro, invece sarebbe no, fanno, ma è normale. Fanno è. sentire quello che è... Cioè, supposizioni le nostre, le diciamo anche tante cavolate sì, poi alla sì, fine. Ovviamente. Poi e la realtà è nello spogliatore, come, quando, come avete notato, no? dicevate prima: eravamo tutti convinti di aver preso una, um, dei calciatori forti. Perché al tifoso, basta dire ha fatto 8 presenze in B, ha sì. fatto 7 partite in A. Eh, lo so, però ci hanno detto pure che questa squadra è da quinto, sesto posto, i giocatori quelli che sono arrivati... Ma questo sono non sono bravi. cose da tifosi, eh? questo non l'ha detto... No, come... no, 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 eh, no non da... i tifosi. <ride> cioè l'ha detto... A no, no. fondo, cioè, essere da quinto. Noi tifosi posto. poi sogniamo, però... quando ci il, fatto, il fatto che si è alzata la strada non è che l'ha detto tutti <ride> sì tifoso l'ha detto dopo che l'ha sentito. Dopo l'ha sentito, dopo che arrivano tanti calciatori eh, dove hanno militato anche in squadra superiore. Io però ritengo che l'area Mariano scusami, abbiamo il corrispondente da Catania. Buonasera Alberto, Alberto Cigalini buonasera di Telecolo. Buonasera, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a voi. Che area tira? Che aria tira a Catania? Eh, aria pesante, aria pesante perché come capirete bene il Catania è protagonista di di stagione insoddisfacente, al di sotto dell'attesa ampiamente, al di sotto dell'attesa questo pomeriggio conferenza stampa a Fiume del vicepresidente Grella che ha parlato per oltre un'ora e trenta minuti, la sostanza è una fiducia a tempo a Tabiani, sostanzialmente Tabiani è un altro paio di partite, proprio fino a quella di domenica, parlo di un altro paio perché domani il Catania recupera contro il Brindisi, quindi c'è Brindisi e poi c'è Potenza, è per invertire la rotta. Ha detto o si cambia o cambio io e quindi frase anche di facile lettura in questo caso. Ma come leggi questa situazione del Catania Alberto? Nel senso eh, è qualche carenza di organico, una campagna acquisti non adatta a, agli obiettivi che si è prefissa la società o eh, qualche fattore contingente che può aver condizionato il rendimento? Ma un po' tutto, nel senso che Grella stesso questo pomeriggio ha ammesso degli errori nella preparazione estiva, impostata male, a suo stesso dire, nella preparazione atletica che non va bene, abbiamo troppi giocatori di poliforma e troppi infortunati, una serie di infortuni muscolari molto molto lunga. Che non può essere casuale sicuramente e anche nella valutazione appunto di qualche giocatore e la scelta dell'allenatore è un grande rebus perché si è scelto Tabbiani che aveva un curriculum relativo, tra virgolette è stata una scommessa, in questo momento la scommessa non ha pagato, Ghella cioè ha scelto Tabbiani per avere un gioco aggressivo volitivo, coraggioso, però questo tipo di gioco, questo tipo di identità il Catania non l'ha mai avuta anzi il Catania è in una fase involutiva invece di andare avanti va indietro una squadra che ha in difficoltà, in confusione, giù di corda, insomma un quadro piuttosto precario della situazione in rapporto a quelle che erano le aspettative per un organico che dovrebbe valere più del posto in classifica che occupa attualmente Senti Alberto, in settimana si era parlato anche, si era fatto già qualche nome, il nome di Baldini e di Maran cosa c'è di vero, se sì, ci sono stati sì, contatti? Sono... La società naturalmente ha cominciato a orientarsi perché sta valutando la possibilità di cambiare. Benché Biella abbia dato tantissima fiducia a Tabbiani, tutte eh, come dire, le, le fiducia del mondo non possono passare se non arrivano i risultati. La conferenza stampa di oggi lo testimonia, sostanzialmente Tabbiani è in paese di poi è chiaro che bisogna capire cosa succederà anche se Tabbiani è in Italia domani, perché se domani dovessi avere un precollo. Molto molto pesante, non so neppure se alla partita di Potenza ah, ci arriva, però l'idea è che in queste due partite Tabbiani e i giocatori, naturalmente, perché le responsabilità vanno suddivise, debbano fornire quella svolta, quel segnale di eh, cambio di passo che è invocato da Grella. Se non dovesse arrivare, è chiaro che Tabbiani insomma sarà molto più a rischio di quanto non sia già, nel senso che comunque ci si orienta sulle alternative e eh, c'è stato qualche contatto. Si parla di due ex, sì, sono Silvio. Baldini e Rolando Maran, allenatori che sono in qualche modo nel minimo del Catania, che ovviamente se le cose dovessero andare male, deve avere pronta una soluzione. Alberto, eh, dicevi di questa squadra in difficoltà, forse più atletico, fisico-atletico che tecnico: adesso due gare, allora la partita di domenica è stata dispendiosa contro l'Avellino, anche dal punto di vista mentale, la partenza per Brindisi, la gara di Brindisi, la squadra che si ferma. Uh, qui da noi uh, diciamo in zona per poter poi giocare a potenza quindi alla luce di quello che stai dicendo un Catania che potrebbe non reggere questo, questo ritmo Certo, è un Catania che in questo momento è fragile è debole, cerca un punto di svolta e non lo trova e quindi ha un problema intanto di atteggiamento di mentalità, quindi un problema come dire, eh, psicologico, chiamiamolo così caratteriale, perché questa squadra ha denunciato i limiti di personalità poi il resto va da sé, c'è anche un problema di disponibilità di alcuni giocatori, perché vi parlavo di molte assenze dovute infortunio, ha eh, appena diramato la lista dei convocati tabbiani, sono 23, tornano in gruppo Zanellato e Marsura, reduci da infortuni, però è chiaro che quando si riduce da infortunio e rientri nel gruppo difficilmente puoi giocare dal primo minuto, manca il centravanti titolare di Carmine, a proposito di infortuni muscolari si è procurato un infortunio muscolare di una certa entità e non ci sarà, e parliamo del migliore marcatore del Catania. E dettaglio non da poco uno degli unici due giocatori del Catania che sinora sono riusciti ad andare a segno, perché Catania ha due soli giocatori che sono riusciti a realizzare una o più reti. E si tratta di Di Carmine e Chirico. Di Carmine domani non ci sarà, ci sarà solo Chirico. Catania è il secondo peggior attacco del campionato. Se parliamo di numeri e di indicatori, insomma, questo è un indicatore piuttosto eloquente. In questo senso, certo. Oltretutto, eh, a Brindisi dicono m, tutto, un po' tutti. E coloro che ci hanno giocato, che il terreno non sia al top: un terreno rizzollato, molto pesante, scivoloso. Quindi, diciamo, sarà un bel tour de force per il Catania. Oltretutto contro un Brindisi, Alberto, che contro il Monopoli ha subito questa sconfitta interna e che sarà sedato di rivincita. Sotto il profilo caratteriale, ecco il Catania come lo vedi capace di... di... Eh non bene, non bene in questo momento, non bene il Catania ha dimostrato di, avere, di essere una squadra in questo momento in confusione, fragile, eh, un, con problemi anche caratteriali e di personalità di gestione della partita. Vi faccio l'esempio della trasferta precedente, quella con il Monterosi, perché il Catania è in pieno tour de force, a sette partite in 22 giorni, inclusa la Coppa Italia con il Picerno di mercoledì prossimo. È Ultimo turno in presettimanale in trasferta contro il Monterosi a Teramo, perché il Monterosi gioca a Teramo. Nell'esempio perché il Catania è andato a giocare contro una squadra ultima in classifica proveniente da sei sconfitte di fila, il Monterosi risolve al Catania il problema principale, quello del gol perché si fa un autogol, torna in campo il Monterosi, torna in campo il Catania e al secondo tempo chi è che va in difficoltà? Il Monterosi? No, il Catania, il quale poi si fa raggiungere al 93 con una pessima gestione del secondo tempo e del finale di partita nel quale il Catania ha buttato via il pallone, non è riuscito a gestire la situazione, non serviva neppure una grande prestazione, serviva semplicemente una squadra compatta che stesse sul pezzo, cosa che non è riuscita a Catania. Quindi in questo momento sicuramente il Potenza va a trovare un Catania in un momento molto molto delicato, una squadra fragile, poi è chiaro, si auspica in casa Rossa Azzurra una svolta in qualsiasi momento, però questa svolta se no, non è arrivata e ora o mai più, almeno per quello che riguarda la gestione di Tabiani. Certo, il primo ostacolo da superare è quello di domani a Brindisi, non sarà una gara facile. Una considerazione Alberto e poi ti lasciamo libero. Sì. Eh... Catania è una piazza che, voglio dire, non è, dobbiamo essere noi a, a dire scoprirla. quello che meriterebbe dal punto di vista calcistico tanti successi ma anche tante delusioni, fallimenti, ripartenze. Adesso credi che dal punto di vista societario, della stabilità, si possa indipendentemente da, da questa fase contingente pensare a un Catania che possa tornare ad altissimi livelli come merita? Beh, diciamo che la storia del Catania è legata in qualche modo anche alla città di Potenza, perché l'ultima partita ufficiale del Catania 1946 è giocata proprio a Potenza. Dove, fu un pareggio dove. un gol di piccolo negli ultimi istanti. Dopodiché il Catania fu estromesso dal campionato, dove. non giocò neppure la partita successiva, dove. e dove non, non, non ci. Non ci fu più il Catania Calcio, il vecchio Catania Calcio. Questo nuovo Catania, che è all'insegna della presidenza di Ross Pelliga, come sapete, un italo australiano, è partito con il passo giusto perché l'anno scorso ha vinto a mani basse il campionato di Serie D. Dopo questi risultati cattivi, come voi pensarete il calcio è volubile, l'ambiente del calcio insomma è caratterizzato da questo tipo di situazioni. Eh, in città si è anche cominciato a diffondere qualche interrogativo sulla serietà, la fondatezza e la durevolezza dell'impegno di Pelliga con uh, il progetto Rosso Azzurro, però lo stesso Grella, quest'oggi ha rassicurato tutti, ha detto che non è un cattivo inizio di campionato che cambierà le intenzioni di Pelligria, quindi in questo senso diciamo che sinora l'apertura la, la, di Pelligria è nata benissimo con il campionato di Serie D, eh, sembra destinata a durare, c'è anche un discorso legato a, a un progetto di centro sportivo, una convenzione per la gestione dello stadio Angelo Massimino di tre anni più, altre tre rinnovabili, insomma è orientato a durare. Poi è chiaro che il calcio è volubile, l'economia, perché poi sempre di investimenti si tratta, è soggetta ad alcune regole. Però in questo momento diciamo, è una nuova era che il Catania uh, ha gestito nel primo anno benissimo, adesso è il primo momento difficile e bisogna vedere come reagirà anche questa proprietà alla gestione di queste difficoltà. Perfetto, e allora, grazie Alberto per la disponibilità, seguiremo domani questa gara a Brindisi. Catania con molta attenzione perché siamo tutti parte in causa, voi per un motivo voi per un altro, però a Catania ci legano bellissimi ricordi soprattutto anche una sorta di gemellaggio fra le tifoserie quindi non ci resta che augurarvi a tutti voi a Catania un in bocca al lupo e, e sperare che il Catania possa tornare ai livelli che merita perché è una piazza l'ha dimostrato anche domenica con l'Avellino 17.000 presenze una diretta sul Rai 2, quindi una piazza che merita eh, tanto, tanto. Alberto? Sì, decisamente, speriamo in un momento migliore, insomma, fra e qualche... Che aspettiamo sì, a potenza va. magari. Va bene. Domenica. Manderemo qualcuno. Grazie, grazie. Buonasera buon Con grazie. Grazie. Grazie, 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 a Alberto. grazie, grazie Alberto. Grazie a voi. Alberto faceva riferimento al gol di Piccolo che mi ha consentito di dormire la prima notte mercoledì, ricordate il gol di Piccolo dal vertice dell'area destra sotto la curva oh, a volo sì, sì. ultimo secondo quella partita era pure un po' abbastanza calda perché no, per, noi, per noi era sì. una partita sì. importante. ricordiamo che a Catania non porta bene il Viviani Leonardo non dire queste cose no, no. noi scaramanticamente non diciamo nulla. Scaram, scaramanticamente incontro. dobbiamo sperare però ecco già la notizia eh, Salvatore già ha indovinato qualcosa car di carmine car non, non, ci cosa, sarà, non ci sarà, non sarà. <ride> domani. A sarà una partita dura, tosta potenza ammonizioni, <ride> squalifiche. Ormai, ormai anche una cerchiamo di chi ricorda giornate di squalifica. Ci, eh. ci, ci, ci appelliamo no. a tutto, abbiamo, abbiamo risolto tutti i problemi. <ride> Adesso, mentre ascoltiamo eh, Leonardo, se vogliamo interagire per qualche eh, no, però no. Io ho una curiosità, Mariano. Tu che bazzichi il mondo del calcio. Allora, se tu dai fiducia ad un allenatore a tempo. Poi non crei un alibi nei giocatori se le cose dovessero andare male. Questa è una cosa che allora, nel mondo del calcio non c'è mai la riprova di quello che si fa o che si pensa. Eh, io vi domando allora a questo punto, se De Giorgio avesse pareggiato quella partita 2 a 2 o addirittura l'avesse vinta, il Potenza cosa avrebbe fatto? Ma qui non lo, potremmo, non lo possiamo sapere perché non, non sappiamo le intenzioni che aveva il Potenza. Perché cioè, il Potenza perché ha, 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 voluto dare, è... ha voluto dare una chance a De Giorgio o ci sono stati ritardi? nella No, ha voluto volente? prendere tempo. Ma se De Giorgio quella partita, invece di finire 3-2 per la Turis, fosse finita 3-2 per noi e c'era stata a un certo punto anche questa possibilità, cosa avremmo fatto Quindi, non so, nel calcio ci sono eh, tante logiche tutto il contrario di tutto. perché per Ligre a Catania l'ultima carta qual è? Cambio l'allenatore il lunedì, devo partire per Brindisi giocare mercoledì, faccio cambio allenatore, il lunedì rischio di andare a Brindisi senza una guida tecnica allora l'ultima carta che mi gioco è quella di dire eh, fiducia a tempo e invoglia in questa maniera la squadra a sostenere l'allenatore come in fondo è successo a, a Monopoli ca bisogna, bisogna capire se la squadra ha voglia di sostenere l'allenatore eh, però a Monopoli vedi che era andato sulla radicola il tecnico Tomei. Tomei la squadra ha rifiutato, come si è opposta all'esonero all e Tomei in tre partite ha preso 7 punti come, come a Crotone a punti strano, strano. abbiamo Enzo in linea, ciao Enzo, buonasera Ciao, buonasera buonasera a tutti. Ci dai qualche pillola, qualche curiosità? Qualche, qualche pillola, eh, poi ci vuole veramente qualche pillola di qualche calmante per la situazione che si è creata. Vabbè, diciamo, diciamo i soliti numeri, numeri deficitari di quest'anno, di questa squadra, in trasferta soprattutto dove... Lo avete rimarcato già più volte: 5 eh, trasferte, 4 sconfitte, un solo punto, fatti solo due gol. Il peggior attacco insieme a Giuliano esterno e 10 gol subiti, anche se 7 eh, solo in due gare. Quindi diciamo che adesso a livello difensivo sembra che la cura merda stia funzionando però siamo troppo inconsistenti in avanti io dico cioè, schierare cinque giocatori offensivi per, per non fare quasi un tiro in borsa non è una cosa una cosa possibile. Francesco Zitarrosa per esempio è un po' controcorrente dice buonasera a tutti ieri il Potenza non mi è dispiaciuto ci poteva stare il pareggio a mio avviso no io l'ho detto anche ieri la squadra era messa bene in gambo perché in effetti il Benevento sì, è vero, ha fatto molto possesso di palla ma non ha creato grossi problemi se stata, se magari non fosse stata quell'autorete sfortunata magari non, non sappiamo come sarebbe andata a finire. Magari si prendeva pure un punto. Il problema è che. Ma stai facendo un che... duello con qualcuno che sento sparare sì. in sottofondo. Che... Sì, sì, sono qua de, dalla striscia di casa. Sto trasmettendo. qui. Eh. C'è qualche, qualche colpo. Di... No, sono sono in, piazza, in piazza Mario Pagano. Ah, pensavo e... stessero sparando qualcuno dei giocatori. No, no ci ah sono beh. ragazzi che stanno, stanno sparando e stasera è Halloween la festa delle, delle streghe noi Dai. ieri ci è andata male con, con le streghe vabbè. <ride> e <ride> quindi <ride> e quindi dicevamo numeri un poco allarmanti soprattutto in trasferta soprattutto in trasferta stiamo ricalcando un po' I numeri dell'anno scorso, quello che mi ha lasciato un po' più perplesso è questo fatto di vedere come avete detto voi a fine gara Monaco, Maddaloni e Ristov in panchina Quelli che dovevano essere i rinforzi della difesa gol a Brodo dell'anno scorso, non giocano. Giocano quelli dell'anno scorso. Quindi questo è il dato più preoccupante. Se ci può aiutare, Sergio Pistone dice probabilmente me lo sono perso, sì. quante vittime ci sono sul terreno lì. Sergio Pistone dice probabilmente l'imprenditore Macchia non ha ancora preso coscienza che si è proposto come presidente di una gloriosa società. Troppi errori ripetuti e sappiamo che il vero calcio questo non lo permette bandirasse meno milioni e cercasse di capire che non sta gestendo una fabbrica, altrimenti i milioni li getta solamente. Qualcuno Mariano ci chiede pure sulle condizioni di Steffè, che non sta rendendo pure lui nel modo migliore. Eh, a Steph livello fisico forse ha qualche problemino. Steffè è un calciatore che non è mai entrato nel pieno della condizione. L'anno scorso ha giocato poco, a fasi alterne, ha giocato mai gare... Eh, a Picerno ci ha dato la gioia di a, a Picerno ha fatto quel bel gol che ci ha dato la possibilità di superare. però è un calciatore sicuramente forte però rientra in quel lotto di giocatori da cui ci si attendeva di più, di più molto di più e non riesce ecco anche adesso che beh sei in guerra veramente questa è una guerra non è un'intervista mi sto allontanando anche per evitare di di cadere sotto i colpi dei, 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 dei fucili qua vabbè quindi vabbè. diciamo Steffè è uno di quei calciatori che Deve ha delle potenzialità inespresse <ride> purtroppo come tanti altri, volevi aggiungere qualcosa? Ah, io scusa, posso Rispondere sì. un po' a Sergio Pistone, cioè la, sì. dico, dico la Mia. Purtroppo il, il calcio è, non è mai una fabbrica perché tutti vorrebbero vincere. Cioè io, penso, io non so quanti soldi ha speso il, per esempio il presidente Lavellino e forse quest'anno... Tanti soldi. Riesce a fare anche il presidente noto del Catanzaro prima di, di salire in Serie B. Non so quanti soldi ha no, speso. Di... Comunque ci sono società che spendono ogni il anno... Lecce, su... ricordiamo il Lecce che ha fatto tre anni di Serie C. Sono società che spendono ogni anno milioni, pure il, lo stesso Crotone l'anno scorso ha speso, esatto. speso tanto, non è riuscito a salire. Quindi purtroppo il calcio non è una scienza esatta, Insomma, se bastassero soltanto i soldi per poter salire. No, Sergio Pistone mi è sembrato più dispiaciuto del fatto che il Presidente... Diciamo, investa tanto, però con delle scelte tecniche a suo giudizio sbagliate. Io credo che il ma discorso ma le, le cada, scelte, ripeto, cada sempre tecniche, su... Ognuno pensa di fare bene il suo lavoro, come <ride> è giusto che sia, purtroppo... Però vedete, a Catania, no? giusto per fare un ragionamento, senza fare, come dire, rivolgere colpe a nessuno. Ha detto il corrispondente da Catania Alberto che in questo momento delicatissimo il vicepresidente del Catania ha fatto una conferenza stampa di un'ora e mezza, analizzando gli errori. Tutto quello che non va. Eh. Ecco, io quello che ritengo, però, poi sono scelte societarie e quindi ci sono anche eh, delle motivazioni rispetto a certe scelte. Io oggi ah, mi sarebbe piaciuto ascoltare qualcuno Grazie. della società che. Esatto facesse anche un, un discorso di, eh, come dire, per poter rassicurare l'ambiente, per poter tranquillizzare la piazza. Eh, la piazza. E quindi, come dicevamo prima, nel calcio non c'è mai una linea guida, per cui ci sono alcuni che operano in un modo, alcuni che operano in un altro, però il Potenza ha scelto in questo momento la strada del, del, silenzio, del silenzio, è chiaro. La responsabilità sì, ma nelle molte mani. Molte volte si fa ancora così, anche altre società, quando le cose non vanno bene, si sceglie sempre questa pista, cioè di, di essere silenziosi. Parla... Non so fino a, ecco, fino a che punto possa valere, ma molti nelle, nei casi di difficoltà si sceglie sempre di fare in questo modo, eh? non è il solo, non è il primo. No, no, anche a Brindisi, sì, ieri, anche sì, a Brindisi ma... ieri, nessuno è andato ai eh... microfoni. C Era molto ma anche nei club hanno... di Serie A vedi molte volte non si presentano nel dopo partita Però Immagino, infatti... immagino a Catania 17.000 persone, sì. perdi una partita importante contro l'Avellino, ti chiudi in silenzio. Io credo che, ecco, che lì la società ha ragionato forse in maniera diversa. Ma per il dopo partita a Catania, non ha parlato nessuno. Eh. Dopo partita quello... a caldo, non ha parlato eh, nessuno. Mamma. Eh, scusami, Mariano. Cioè, vogliamo fare un'altra considerazione? Perché Sacro Lucano Impero ci dice che ci sono quattro trasmissioni in diretta in contemporanea. Se... <ride> è un record! È <ride> ci scrive eh, <ride> oh. Sacro C Lucano Impero che ci sta seguendo da inizio trasmissione. È un osservatore attento. È un osservatore attento. E io. Dico semplicemente una cosa. Siamo ma tipo radio, radio romane che fanno calcio, sì. parlo di Roma e Lazio, 24 solo, che, ore su 24. solo che a Roma <ride> c'è un potenziale ascolto di ah, 3, beh, milioni, di, 3 milioni di potenziali ascoltatori. Quindi, <ride> quante persone? <ride> quante centinaia di persone. Qui, qui invece però purtroppo eh, ha ragione, ha ragione, e devo dire che noi già dalla scorsa stagione c'eravamo Collocati in questa fascia di orario è il giorno successivo alla partita. In questo caso si è giocato il lunedì. La trasmissione la facciamo stasera. Poi c'è stato una sorta di accavallamento, ma non per colpa nostra, eh, ma per scelta di altre redazioni. Per cui noi abbiamo, come dire, la coscienza pulita perché. Esatto. Già dallo scorso anno avevamo questa fascia di orario, l'abbiamo rispettata. Abbiamo rispettato, qualcuno ha pensato bene di sovrapporsi, però l'importante come diciamo noi che del potenza se ne parli e soprattutto che si riesca a costruire più che a distruggere e quindi considero giusta l'osservazione di... Sacro lucano. In Serie in, D forse c'era soltanto una trasmissione. Adesso siamo No, no, ma in Serie D c'erano anche molto meno giornalisti, molto meno appassionati, molto meno tifosi. Adesso sono numerosi. Eh, eh, quando qualcuno a me seguivo il Potenza negli anni bui, Vertolomo Vangone mi diceva eh, anche colleghi, ma vai ancora a presso al Potenza, no? Tant'è che è nato il gruppo ancora presso Potenza e oggi sono diventati tutti prime donne perché chiaramente il carro dei vincitori attrae di più ah, sì, sì. perché quando Nico Cobberto e Van in sala stampa non si presentavano nemmeno col Io mi ricordo troppo. quando c'era la presidenza Capo Manco. Bianco, ricordate Capo presidenza Bianco? Presidenza Capo ne abbiamo cioè, ne abbiamo ne. In... E siamo già in Serie D, ma noi sì. siamo stati presenti in eccellenza. Io in eccellenza. In eccellenza, eh. in eccellenza. Io ero un collaboratore in quella stagione col Capo Bianco, ricordo bene. Mi ricordo un derby potenza un perso, deprimente ma... derby, sia l'andata che il ritorno. Non, no, non c'era nessuno. Voglio. E poi ricordo io ero pure a Pomarico <ride> quando questa società è ripartita dall'Eccellenza. Ricordo bene Potenza. No, poi, a Pomarico espressione... Potenzi ero con l'allora presidente Grignetti. Grignetti All'epoca sì. ero a Detto stampa con la società. Per cui a noi tutto si può dire tranne che Appunto. non fossimo presenti sempre. Eh, è stata pure molto interessante la battuta del presidente Macchia l'altra settimana che quando qualcuno in sala stampa ha detto Mr. X di questa emittente detto, ah, pure questa emittente. come, per dire, come, come per, dire, per dire spuntano tutte eh, adesso siamo tutti sul carro eh, quindi questo carro no, cerchiamo... per, per parlare di ex presidente adesso racconto un piccolo aneddoto che forse non... È... Non interessa nessuno, ma lo racconto. Mi trovavo una volta in un bar e c'era un ex presidente che ha comprato un gratta e vinci nella speranza di, di vincere qualche cosa. Insomma, questi erano i nostri ex presidenti. Eh, Insomma, una cosa beh. per chi? Per lui? O per, per lui? lui perso, <ride> no, <da ride> una per lui, <ride> da Non credo che se fosse vinto... Se era distanguato forse. Aveva <ride> speso 5 euro sperando. <ride> di poter comprare l'acqua minerale per lo spogliatoio. Ah no, vabbè, eh, vabbè. chiudiamo un po'. Questo dai, per sdrammatizzare un, un po', po' con il sacro Lucano Impero che ha fatto una giusta considerazione. Pensa oggi che ci sono quattro trasmissioni in contemporanea più quelle che si andranno a fare. Vedi quanto riesce a muovere interesse il, il Potenza. Eh, purtroppo devo constatare che questo grande interesse lo muove solo quando. C'è eh, sì, sì, la possibilità certo arrivare. Eh, di arrivare a certi livelli quando si soffre o c'è da, da penare. Purtroppo questo interesse è scema sì, certo. però, eh, è, ci, mo, in maniera molto, ci molto rapida. Ben quarto trasmissione anche se stiamo in contemporanea, in contemporanea. Eh, poi ce ne saranno altre, quindi eh, se ne parla e questo è importante. Penso è, è, è sempre in guerra. Sì, sì, no, ci, no. no. Ah. Eh, si sono riappacificati. Sì, sì. Vabbè, hanno finito, quindi hai qualche altra considerazione? Eh, niente, io ho solo una considerazione finale, volevo fare, per quanto riguarda, eh, anche se siamo ancora lontani, il di discorso del mercato di riparazione di gennaio, che eh, l'ERDA, e l'ho scritto nel messaggio, non l'avete ancora letto, però ve lo ribadisco io, eh, deve, deve fare un passo indietro, secondo me, Varrà a gennaio far scegliere i giocatori all'allenatore perché se no si rischia di prendere altre mezze calzette e, e non ne usciamo da questa situazione. Eh, devi mandare via i giocatori che non ti servono e far prendere i giocatori che vuole l'allenatore, non i conoscenti di Varrà. Secondo me, Poi, non eh, so questa è l'ultima mia considerazione perfetto, grazie Enzo e ci sentiamo lunedì prossimo e buona, serata. A voi, buona, e buona serata. serata buon halloween <ride> sì sì, torno in guerra ci sentiamo ciao Enzo ciao. Ah, sembra ciao, di essere ciao, sul fronte e altre notizie eh, Mariano, che riguardano gli ex potenza perché ieri l'Entella di Mister Gallo ha perso 2-1 contro il Perugia con il favorito Perugia. Le nostre eh, si è giocato sempre nel girone H di serie D, è andata male per Matera e Rotonda, il rotonda è un campanello di allarme perché i lupi del Pollino sono in zona eh, playout, un campanello d'allarme anche per il Matera eh, che come dicevamo ha perso e domani si riscende in campo per Matera Gerbison e Gallipoli eh, Rotonda. E poi è tornata a vincere il Francavilla di Rancolazic 4-1 contro la Vultur. Altra notizia di mercato cerca squadra l'ex potenza Mattia, eh, Matteo Legittimo, ce lo ricordiamo eh, lo scorso anno con i suoi problemi a livello fisico. Sperava in una chiamata eh, dalla Serie C, non è arrivata, quindi dovrà insomma, considerare qualche offerta dalla serie B. Non so se voi avete altro da dire sulla gara di domenica. Sulla, sulla, gara, ricordiamo... di, sulla gara di domenica prossima saremo osservatori attenti, Nicola di sì. Brindisi Catania. Domani si gioca per però. capire se dopo le dichiarazioni di Pelligra del presidente del, del Catania questo Catania riuscirà a reagire. E io che... personalmente mi auguro che il Catania. Resti in una situazione di limbo, di limbo che diciamo non riesploda l'entusiasmo yeah. e che eh, a Brindisi il Catania non vada oltre un pari, anche perché in questa situazione di classifica, un pari delle altre per noi torna sempre utile perché toglie yeah. due punti ad allora. entrambe. E poi, per quanto riguarda noi, affronteremo il Catania in una condizione non ottimale. Per quanto riguarda le nostre assenze, che io ritengo eh, pesanti, soprattutto l'assenza di, di, di Sbraga, che mi è sembrato il difensore più in condizione, che andrà sostituito da uno dei giocatori che hanno giocato poco, poco o niente. O lì, sa, e, quindi, buona, sì. e quindi contro un Catania anche abbastanza attrezzato, non ci sarà Di Carmine, ma ci sarà Chirico, ci saranno giocatori comunque all'altezza il Potenza deve, deve trovare la domenica giusta ricordiamo si gioca alle, alle 14 ore. si cambia no, orario si gioca alle 14 dice esattamente. si gioca alle 14 quindi immagino un Viviani ancora più Voto. vuoto ancora <ride> più però vuoto. Mariano vogliamo fare un applauso ai 332 tifosi sì, di sì. ieri presenti no, no, a un bel numero Un pubblico potentino gli risponde, Ustras, sempre. risponde sempre ci sono sempre No, non è Ed da, è un'arma vincente, non c'è da dire tutto. nulla. Proprio per questo, dispiace che puntualmente questa squadra torni no, a casa ma, ma, a mani vuote. A mani vuote perché... Ma, ma tanto vero che, eh, come dicevo, in casa, meno male che abbiamo quella curva che è sempre molto, molto influente molto calorosa, dà, dà sempre il proprio contributo eh, perché sennò vivevamo in realtà anche a Didiani è piuttosto. Piuttosto così negativa <ride> perfetto. No cioè, eh... L'invito da fare è alle 14 ragazzi. Eh si sì, 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 pranza prima, evitate il panino. di pranzare. Eh, sì, il panino. No. Pranzeremo dopo, eh. sì, sì, sì. noi ci saremo no. no. anche bene quindi... no, eh, eh, quindi... stare un po' a stecchetto. stare un po' a dieta non, non farebbe male. Soprattutto poi esatto. eh, se il potenza dovesse fare un buon risultato, a Andiamo... recuperare tranquillamente in serata a cena senza colpo <ride> ferire perfetto sono le 20 e 15 ci dobbiamo, abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione ti saluto Mariano ci vediamo lunedì prossimo per commentare speriamo una vittoria del Potenza contro il Catania Viviani speriamo di sì eh, ci vediamo lunedì torniamo alla programmazione normale perché esatto. si gioca di domenica e quindi noi torniamo in diretta alle 19 lunedì. Esatto. Buonasera, ciao Salvatore. Ciao, buonasera. Nicola, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Eh, non mi resta che ringraziare voi che ci avete, come sempre, seguito in questo lunedì.